L'ex CREAF a Prato si trasforma in centro Pegaso anti-Covid in tempo record, 29 giorni per inaugurare 190 posti letto dedicati ai pazienti Covid che non necessitano della terapia intensiva. Questa è la prima struttura in Italia di questo tipo dedicata alla cura dei malati e anche alla ricerca che va ad arricchire l'offerta sanitaria regionale. È la dimostrazione che quando la pubblica amministrazione è svincolata dai lacci della burocrazia le cose si possono fare. 191 posti e per ognuno vedete la preziosità tecnologica di ciascun letto, del modo con cui il malato di Covid arrivando qui potrà essere predisposto a ogni cura, a ogni attenzione, a ogni modalità per contrastare questa terribile malattia. 191 posti sono sostanzialmente il 10% dei posti Covid che oggi esistono in Toscana. Ai 190 posti inaugurati oggi si andranno a sommare quelli della struttura gemella per un totale di 340 posti letto e 5 milioni di euro investiti dalla Regione. A questi dall'ospedale Santo Stefano di Prato ne verranno ricavati altri 60 e 150 ulteriori invece verranno ricavati a Lucca. Qui non si va in difficoltà, qui si ha una struttura vera, che insieme alle ali del Santo Stefano, anche questo sono in prossimità di arrivo, insieme all'altro pezzo di questo intervento, danno una risposta vera alle persone. Non mi mettono in atto, io non avrei voluto la mia comunità, la comunità toscana, in un contesto pur difficile come quello che stiamo vivendo, andasse in ospedale a campo e giustamente comunque vada qualcosa che ricorda anche un sistema di guerra, qualcosa di diverso. È vero che è una sorta di guerra, ma questa è un'altra cosa. Intanto scendono i contagi a poco più di 400 nuovi positivi, ma il terrore della terza ondata si mantiene fermo.